Bella a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, io sono Xyuder e oggi, visto che stiamo cercando disperatamente di prendere il Boia, la carta che è uscita questa mattina o ieri, adesso non ricordo, mentre aspettiamo che i bauli continuino a fermentare, diciamo, in modo che magari le possibilità aumentino, ho sviluppato un software importantissimo per la creazione dei nuovi mazzi e ve lo vado a mostrare. Eccolo qua, praticamente sono sofisticatissimi moduli di materiale ancora poco conosciuto che hanno sulla loro superficie i nomi di tutte le carte. Andiamo a rugare in modo che non ci si può barare, ne abbiamo dimenticata fuori una, la rimettiamo dentro e adesso estrarremo 8 moduli che andranno a creare il nostro mazzo che proveremo subito ovviamente. Allora, via col primo, Goblin Cerbottaniere, ma che merda! Via col secondo, Gelo, Capanna dei Barbari, e siamo a 3, Bocciatore, siamo a 4, Fireball, grande grande, la Fireball la so usare bene, 5, queste sono le carte, 8, Gigante, attenzione, vorrei dire che le carte sono interessanti, Tesla, quante sono? 1, 2, 3, 4, 5, 7 mi sembra, e The Last One, La Furia, ragazzi, mazzo assolutamente senza truppe, ma senza indugiare prendiamo il sofisticatissimo tablet pagato 99 euro in offerta, una vera merda, e riprendendoci le carte che abbiamo estratto, intanto chiediamo le carte. Ho dimenticato una cosa, se non attivo il software di registrazione del video non lo vedrete mai, quindi ein momenten ja, un momentino. Delete, yes, avvia adesso, apriamo Clashits, qua c'è un po' di casino, ok, allora abbiamo detto che il mazzo alla posizione numero 3 sarà Capanna dei Barbari, let's go, Capanna dei Barbari, via, Tesla, let's go, oh yeah, Furia, let's go, yeah, Fireball ce l'abbiamo già, Bocciatore, una carta che non so se avete capito il Gigante, Gelo e Goblin Cerbottaniere, ragazzi, fantastico. Allora, Gigante, Gelo e Goblin Cerbottaniere, no ragazzi, a livello 4 non lo posso usare, 5, Cerbottaniere a livello 5, direi però di richiedere le carte innanzitutto, cosa assolutamente importantissima, datemi le Fireball! Dentro così, noi siamo Tyr che abbiamo le mani, le braccine corte, grandi che danno Fireball a nastro proprio. Via così, proviamo questo nuovo deck che chiameremo Palla di Fuoco Ghiacciata Gigante. Super carte, apriamo col Giant. Con che cazzo mi difendo? Lui mette un gigante, sì, un golem di ghiaccio. Oh my god, what the fuck you doing with this mortar? E io ti gelo tutto, ti gelo e trick! Beccati la congelatina, quello brrr, proprio brrr. Vai con la furia sul gigante, vai Giant, corri, 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 corri! Corri, 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 shit, il gigante è arrivato qua, furia ragazzi! Oh, ha usato... Non c'è, vai a prendere anche quello là, vai a colpire, cazzo! Bene, 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 bene. Moschettiere per lui, mettiamo la Tesla, Tesla, Tesla! Dovevo metterla un attimino prima! Abbiamo la Capanna dei Barbari, Fireball, Goblin, Cerbottaniere che non ho mai, mai usato in vita mia, l'ho solo preso, alzato di livello, ma non l'ho mai, sono sempre rifiutato di metterlo dentro. Il Goblin Cerbottaniere. C'ho un dubbio che non stia registrando. No, no, sta registrando. Ha messo il... ok. Perché vai di là?
Non so bene cosa fare. Mettiamo una capanna degli sbabbari e vediamo cosa succede. C'è il gigante che appesta. La furia! Corri, Giant, corri! Ho fatto una cazzata a usare la furia, però va bene così. Goblin cerbottaniere, attenzione, messo per la prima volta dopo averlo preso. Guardalo! Fu! Sì, Cerbots! Grande! Va bene. Oh, c'ha il fulmine! Però direi che non siamo messi male, possiamo tranquillamente lasciare che il suo moschettiere spari senza pietà sulla nostra torre. E direi di tornare ad attaccare assolutamente a destra. Ma basta però, basta. Adesso io cosa faccio? Questo cosa fa? Spara, no? Non spara, giustamente. Io gli faccio subire i danni a The Bowler. Va bene, Bowler. E go con la capanna di Barbary. Yeah, Barbarian. Oh, what the fuck is happened? Vai con la furia. Furia con la vai. Dai. Non è successo assolutamente niente. Ok, non si deve giocare così, ragazzi. Vi sconsiglio assolutamente. Mentre 67, quello lo lasciamo andare. Adesso io ti teslo la situazione qua. Sei un po' una piccola merda a fare così, eh? Dai, bowler, fai qualche cosa da bowler, Non devo usare la furia. Va bene. Boh, va bene, non lo so se va bene, penso di sì. 4-3-2, comunque il bowler fa il suo sporco mestiere, giocata male anche questa capanna. Io che cazzo gioco con la furia cerbottaniere e la gelo? Ma c'ha ragione a sparare questo qua. Allora, fireball. Attenzione, la fireball, la zap, così proprio. E The Bocciator! Go Bocciator, Bocciator! No, è persa, ragazzi, è persa, è impossibile salvare questa partita se non con la capanna dei barbari messa subito! Che cosa posso fare? Che cosa cazzo posso fare? Lui continua a sparare e ha vinto, bravo, molto bravo. Beh, ragazzi, io ci ho provato, bella partita, ti ringrazio, bella partita anche a te, buona fortuna, vale. Ragazzi, se vi è piaciuta questa cosa, io mi sono divertito, sinceramente, figo il discorso di pesco o non pesco. Fatemelo sapere, mettete un pollice in su, schiacciate, disfate, fate quello che volete. E prima di andarcene, come vi ho promesso, abbiamo ben due bauli da aprire, quello argento e quello della corona. Vediamo se arriva il boia. Partiamo con quello di argento. 73 oro. Una capanna dei goblin e 11 stronzi scelti. Bowl della corona molto importante, attenzione. Ha! 583 gold, molto interessante. 2 gemme, dico 2. 3 fireball, va già bene così. 33 barbari. Potrebbe arrivare una epica, potrebbe. No, non è vero. 35 cannoni, beh ragazzi, non ce l'abbiamo fatta. Nel prossimo video ci riproveremo. Mi raccomando, energia positiva, think positive. Grazie per avermi seguito. Ciao.